Appassionati di calcio a 5, buonasera e bentrovati a Mondo Futsal in compagnia di Tiziana Pitton. Buonasera Domenico, buonasera a tutti. È uno studio che pullula questa sera, pienissimo. Tanti ospiti, tanti argomenti da trattare, quindi accorciamo subito i tempi, andiamo pienissimo a presentare i nostri amici. Vado. Iniziamo da Roberto Martin. Buonasera a tutti. Stefano Scala. Buonasera. Buonasera a tutti. Antonio Capozzi, buonasera, che è il direttore sportivo di Città di Latina Oratorio. Buonasera. Il nostro Enrico Pasquali Coluzzi. Buonasera. Finalmente dal vivo qui con noi, sempre in esterna, ci viene a fare compagnia. Ce l'abbiamo qua. Matteo Di Martino. Buonasera a tutti. Antonio De Bonis, che è il direttore sportivo della Virtus Fondi. Buonasera a tutti. E il nostro Daniele Porcelli. Buonasera, bentrovati. E questa è la rapida panoramica. Approfittiamo, a proposito di Serie A, parliamo anche di nazionale, degli europei in vista. Si disputeranno a Spalato, c'è la nazionale che si raduna in vista di questo importante appuntamento e ci sarà anche Mondo Futsal Web TV. Ne parliamo proprio con Enrico Pasquali Coluzzi. Sì, esatto. Infatti da circa 4 giorni la nazionale si è radunata al Palla Cesarini di Genzano e stanno finalizzando appunto le ultime fasi della preparazione per poi poter disputare l'Europeo, che avrà luogo dal 31 di gennaio fino all'11 di febbraio a Spalato e a Zagabria. E proprio perché ci sta la cena nazionale presente a Genzano, noi di youtube.com/mondofutsaltv saremo presenti proprio nella giornata di mercoledì a riprendere l'allenamento definitivo. Proprio sarà l'ultima amichevole che giocheranno i ragazzi del mister Menichelli, e saremo presenti appunto per dare un'informazione che sicuramente sarà gradita, penso, a tutti gli appassionati di calcio a 5, e intervistando anche i protagonisti chiaramente a pochi giorni di un evento così importante. Ecco Enrico, parlaci un po' di questa esperienza, state girando praticamente ovunque proprio per documentare passo dopo passo questa bella avventura. Sì, esatto, infatti il nostro canale sta avendo, diciamo, un discreto successo, siamo nati da pochissimo tempo e già quasi tutte le società a livello non soltanto pontino ma anche fuori dalla provincia ci stanno dando, diciamo, un giusto riscontro, un giusto riconoscimento. La soddisfazione più grande personalmente è stata proprio sabato scorso, quando siamo andati a fare la partita del Latina Calcio a 5, che ha giocato contro la formazione sarda del calcetto Paolo Agus, e l'allenatore ospite ci ha detto proprio in confidenza che ha, diciamo, visionato le nostre immagini proprio per preparare la partita dal punto di vista tattico. Ora non so fino a che punto sarà vero questa dichiarazione, però Battista non sarà stato troppo contento di questo. Beh, sicuramente no, anche perché poi, insomma, la partita ha avuto per lui, insomma, un risultato che è maturato proprio negli ultimi istanti, quindi è stata sicuramente una partita problematica per lui. Però questo, diciamo, che ci sta dando proprio l'idea che il calcio a 5 effettivamente ha un grandissimo bacino d'utenza, e soprattutto stiamo dimostrando che c'è molti appassionati stanno riconoscendo, insomma, il nostro lavoro. Eh sì, una Web TV dunque che diventa anche un prezioso strumento a disposizione degli addetti ai lavori. Abbiamo reso conto della vittoria di misura ottenuta da Latina sul Paolo Agus, chiamere in causa un po' tutti, risposte telegrafiche, parliamo di percentuali di vittoria del campionato per quanto riguarda appunto i nerazzurri. Vai Roberto, secondo te? 90%. Stefano Scala? 90% anche per me. Vediamo se Torino Capozzi si discosta. No, secondo me 100% lo vincono loro sicuramente. Enrico? Io sarei un pochettino più cauto, dico che Latina ha più chance, però se proprio devo dare un numero, 70%. Matteo Di Martino. Io la do per favorita, do un bel 100% per Latina. Anche tu ottimista. Antonio De Bonis. Visto e considerato come stanno andando adesso gli ultimi eventi, penso il 95% vinca il campionato Latina. Vediamo Daniele invece cosa ne pensa. 70%. Tiziana? 100, lei è ottimista di natura. Sì, sì. Bene, chiudiamola qui la pagina relativa alla Serie B. Saltiamo direttamente in C2 perché ci sono i nostri ospiti, perché vogliamo concentrare la nostra attenzione su questa categoria, nonché sulla Serie D a seguire. Tra l'altro nella seconda parte attendiamo altri ospiti ancora. È stata una partita più sofferta del previsto. Loro, una squadra ostica, si sono coperti e provavano a giocare tutti sui nostri errori. Siamo stati sempre in vantaggio, però non abbiamo concretizzato al massimo la mole di gioco, e ogni volta che siamo andati sopra loro ci hanno preso. Poi per fortuna un gol a 5-6 minuti alla fine ci ha dato la vittoria, che è molto importante per l'ottica del campionato. Antonio De Bonis, l'ennesima dimostrazione di forza da parte vostra. Sì, la partita di sabato è stata una partita
alquanto difficile, siamo stati sempre in vantaggio, però una partita fuori casa contro una squadra che comunque gli servivano punti salvezza, hanno dimostrato in mezzo al campo, comunque ci hanno messo il carattere, personalità, foga agonistica. È stata una partita veramente difficile, anche perché noi abbiamo sbagliato una quantità di gol veramente impressionante. Siamo arrivati 2 contro 1 vicino al portiere, ma comunque non siamo stati bravi a metterla dentro, e ogni qualvolta comunque il Flora veniva avanti siamo stati puniti con il gol e quindi il pareggio. Poi grazie comunque a Matteo Di Martino, che ha avuto la palla a gol del 2-3, siamo riusciti a portare il risultato a casa. Però posso dire comunque che è un campo ostico, il Flora sembra una squadra dinamica e che comunque in casa cerca di fare i punti per portare a casa la salvezza. Facciamo qualche passo indietro. Ve la saresti aspettato questa posizione di classifica, questo bottino di punti prima di iniziare il campionato? Ma guarda, per come eravamo partiti quest'anno, sinceramente non chiedevamo niente né al nostro allenatore, che comunque Gianni Napoli, nemmeno comunque ai ragazzi che ci abbiamo nella rosa, quantomeno quelli che comunque siamo andati ad acquistare per rinforzare il nostro roster. Volevamo comunque fare un campionato che comunque ci dava una possibilità di stare nei punti alti della classifica, ma non di stare in questo modo solitari, primi in classifica. Sicuramente una classifica che comunque potrebbe anche sembrare un po' diciamo bugiarda, perché comunque ci sono tantissime squadre che lottano per il vertice, c'è la Futsal Latina, il Ceriara, Pontina Futsal, io includerei anche il Città di Cisterna, e comunque ha avuto un inizio campionato un po' deficitario, comunque si sta portando su con la classifica. Noi adesso ci troviamo in quella posizione, cerchiamo comunque di conservarla il più possibile, però siamo consapevoli che comunque non è facile rimanere in quella posizione fino a fine campionato. Se non vinciamo il campionato non avremo sicuramente nessun rimorso, se vinciamo il campionato comunque saremo sicuramente contenti di quello che è il risultato. E comunque non si può negare che l'appetito viene mangiando. Quello sicuramente sì, sicuramente sì. Prima di chiamare in causa i nostri pilastri portanti per delle domande, i nostri ospiti, Daniele, volendo fare una panoramica sugli altri risultati di questo turno? Rimane tutto come da previsione, insomma si sapeva che lo scontro di Latina, l'anticipo, quello tra Ceriara e la Century sarebbe stata una gara importante per entrambe, si sono annullate un 1-1, rallenta più che altro il Latina, ma non è che è un passo completamente falso. Certo, Fondi, le due fontane, soprattutto la Virtus che guida quel punteggio con un punto di vantaggio rispetto alla cugina e soprattutto anche alla Pontina Futsal, fanno strada e la mantengono piuttosto aperta. Tra l'altro è importante la prossima settimana, perché proprio la Pontina riceverà in casa proprio la Gymnastic Fondi, mentre la Virtus Fondi dovrà vedersela contro la San Giovannese. Stefano Scala. Quello che ha detto Daniele è abbastanza chiaro, la classifica soprattutto evidenzia come quest'anno ci siano parecchie squadre che possono far male, possono arrivare fino in fondo. Questo inizio di calendario tra l'altro metterà contro molte tra queste protagoniste, sicuramente una gran parte del campionato si potrà decidere in queste giornate. Roberto Martin. Sono d'accordo con De Bonis, l'ho detto anche le settimane scorse, cioè regna un grande equilibrio, si può vincere e perdere con chiunque. Io credo che, e qui sono d'accordo con Stefano Scala, il prossimo mese sarà quello fondamentale in cui si andranno a delineare i valori per le squadre che avranno più chance rispetto ad altre per andare a primeggiare in questa classifica.
Tonino Capozzi, addetto ai lavori, comunque segui anche questo campionato, cosa ne pensi? Penso che i giochi sono ancora tutti aperti, la classifica è corta, ci sono 6 squadre che possono tranquillamente provare a vincerlo questo campionato. L'unico verdetto ufficiale è quello del Falasche, ma sopra c'è tanta carne a fuoco. Auguro al direttore di vincere questo campionato perché sta esprimendo un buon calcio, comunque c'è una società seria dietro alle spalle, però 6 squadre importanti, io ho visto Latina, Ceriara venerdì e il Ceriara mi ha impressionato favorevolmente a differenza del Latina, una squadra contratta, una squadra nervosa, però con un roster importante di giocatori, forse il più importante in questa categoria. Però penso che i giochi siano aperti, ci vorrà maggio per decidere, aprile-maggio per decidere c'è, il campionato. C'è ancora da attendere. Sì. Ma di queste squadre importanti, qual è quella da temere principalmente? Quella che secondo voi è la più accreditata per magari per un duello con Fondi? Prego. Una squadra che se ne parla poco, secondo il mio punto di vista, è il Pondina Futsal, che zitta zitta è lì sopra, sotto a un punto. E al girone di ritorno ha tutti gli scontri diretti in casa, visto che all'andata non ha perso neanche uno scontro diretto, che è una cosa molto importante. Noi ci giochiamo il nostro campionato tranquillamente, giornata per giornata, sapendo da non perdere niente, e speriamo bene. Noi ci crediamo, il gruppo è unito, andiamo avanti. De Bonis. Pontina Futsal, c'è una nota positiva che fino ad oggi non ha ancora perso nemmeno una partita, quindi ha fatto dei pareggi con squadre, diciamo, un po' possono essere bassa classifica, tipo Terracina, Flora stesso, non nascondo che oltre al Pontina Futsal aggiungerei Latina, che come diceva Capozzi ha degli elementi che potrebbero risolvere i problemi più difficili in ogni partita. Un roster importante, quindi è facile che il giocatore può portare a casa il risultato. Matteo, i cugini della ginnastica invece? I cugini daranno sempre battaglia fino alla fine, noi lo sappiamo benissimo perché ogni derby è una guerra, sportivamente parlando, e sicuramente saranno fino alla fine insieme a noi lì in alto. Enrico, tu di squadre ne hai viste parecchie in questa C2, qual è quella che ti ha impressionato di più? Ma diciamo che paradossalmente secondo me il Latina ha qualcosa probabilmente anche a livello di organico di più rispetto alla concorrenza. Paga un inizio sicuramente non positivo e secondo me la partita pareggiata in casa col Ceriara è figlia anche di quanto è successo all'andata, perché il Latina lì perse 4-3 e è sembrato un pochettino risentire dal punto di vista psicologico di questa sconfitta. Alcuni numeri però sembrerebbero dire che la Virtus Fondi ha tutte le carte in regola per poter a sua volta ambire a vincere questo campionato, soprattutto in pressione all'attacco, perché ha messo a segno 73 realizzazioni e di gran lunga insomma superiore rispetto a tutta la concorrenza. Per il resto diciamo che comunque la lotta è molto aperta, ci sono molte squadre, è un campionato davvero molto equilibrato. Andiamo con gli amatori, questo pianeta da perlustrare passo dopo passo perché ci regala tante emozioni con i tornei in svolgimento in provincia. Vai Tiziana, prima la sigla però. Dunque la sigla ha dato un modo di prepararti a dovere, vai con i risultati del campionatone. Campionatone.com, Don Luca girone A. Alessandro Style, Panificio Ciammaruconi 4-0, Alfio Snob, Mi pare da menti 11-2, Dolce Notte, Caffetteria Azzurra 0-4, Progetto Ortopedia, Online Caffè 4-0, Ristorante La Catena, Macelleria Iachetti 5-4. Classifica, Alessandro Style 30 punti, Alfio Snob 23, Dolce Notte 21, Ristorante La Catena 16, Panificio Ciammaruconi 12, Macelleria Iachetti 11, Mi pare da menti 10, Caffetteria Azzurra 9, Progetto Ortopedia 7, chiude la classifica Online Caffè con 2 punti. I marcatori, Rastic Marco con 23 reti e Dirita Gianluca, entrambi dell'Alessandro Style.
Campionatone.com, girone B, sempre Don Luca. Balzarani Studio Grafica, da Centaglio 4-0. FG Cugini, Mondiggio 9-5. Partiamo, Menossi Marmi 4-2. Rara Bellezza, Top Dancing 2-7. SP Buffons, Barbandelloni 0-4. Classifica, Top Dancing 30, Balzarani Studio Grafica 24, Rara Bellezza ed FG Cugini entrambi a 21, Partiamo e Barbandelloni a 15, chiude la classifica da Ciuntaglio che purtroppo è ancora a 0 punti, Marcatori, Segala Davis e Secca Fianzimone a 25. Una mitraglia direi, ormai finito. Sei spedita, vai alla grande. Nel frattempo c'è stato l'avvicendamento che avevamo annunciato, sì. Vero Tiziana? Vado a presentarli i nostri ospiti che sono appena arrivati. Abbiamo il presidente del Città di Cisterna, Simone Ianiri. Buonasera. E il vicepresidente, Carlo Sciarretta. Buonasera. Buonasera e bentrovati. Cos'è successo in queste settimane? Un po' di tempo che non ci vediamo, eravate stati già nostri ospiti. Come aggiorniamo la situazione a Cisterna? Procede tutto come ci eravamo lasciati. Un po' a corrente alterna, però diciamo la società, soprattutto le squadre giovanili, continuano a crescere. Continuiamo la nostra crescita in città, ormai siamo quasi l'unica realtà. Cosa manca da quel quasi a un dato definitivo? Che punto siamo? Manca che la volontà di tutti di fare un'unica grande cosa. Quindi c'è qualche testa da mettere insieme. E invece per la prima squadra, Carlo? Per la prima squadra... Si sente? Sì. Sì. Allora, per la prima squadra la vedo in netta ripresa. Durante il periodo fine anno, inizio anno nuovo, abbiamo effettuato due nuovi acquisti, Sofia Andrea e Fratini Marco. Hanno dato loro, anche loro, un impulso positivo alla squadra, ma abbiamo recuperato anche tasselli importanti, reduci da lievi infortuni che hanno causato un po' di perdita di punti durante la prima parte del campionato, vale a dire Autiero Antonino, Giovanni Dauria, gli stessi altri che si sono, i due nuovi si sono amalgamati benissimo. E quindi speriamo di proseguire questa striscia che abbiamo iniziato già dalle ultime due partite. Siamo andati in casa della Gymnastic, abbiamo preso il risultato pieno e quella è stata una grande soddisfazione, una grande impresa. Non da meno quella di sabato scorso a Pomezia, che nonostante la posizione in classifica è una squadra che ci ha fatto soffrire. Infatti il gol vittoria è venuto a pochi minuti dalla fine, quindi vedo la prima squadra, se continua di questo passo ma con la mentalità giusta possiamo andare avanti. Poi ho sentito prima i colleghi del Fondi che anche il Città di Cisterna è una delle antagoniste alla ripresa, ma infatti noi ci troviamo a 8 punti dalla vetta, quindi i nostri 23 punti speriamo di continuare così. Poi abbiamo il settore giovanile che è in crescita anche lui, gli allievi al primo posto, poi possiamo approfondiremo parlare. Sicuramente il discorso magari con le domande sì. Dei colleghi mentre le preparano, vedo Daniele e anche Enrico già pronti. Roberto, secondo te questi ritocchi sul mercato possono rivelarsi decisivi e soprattutto cambiare certi equilibri in classifica? Ma sì, abbiamo detto, è un girone equilibratissimo, quindi è inevitabile che basta poco e si cambiano le inerzie di una squadra. E io credo che il recupero degli infortuni per il Città di Cisterna è fondamentale. E poi la solida mentalità, il Città di Cisterna ci ha abituato ormai da anni a questi grandi gironi di ritorno che la fanno poi assestare nelle prime due o tre posizioni di classifica, quindi credo che anche quest'anno bisognerà dargli un occhio particolare. Daniele? Quale sarà l'aspetto, Simone, andiamo direttamente al Presidente, che potrà contraddistinguere il cammino della Città di Cisterna? Questa seconda parte, naturalmente. L'aspetto che può contraddistinguere il Città di Cisterna, credo... Sai, siamo una squadra che è un po' anomala, che concentrazione alta negli scontri con le squadre di alta classifica è facile trovarla, ma
bisognerà migliorare il rendimento con quelle squadre che magari si reputano inferiori e invece danno del filo da torcere a tutti. Quindi sicuramente con quegli scontri, quelle 6-7 squadre che sono sotto, bisogna dare il massimo. Quindi questo è quello che penso può dare un andamento diverso, perché francamente a livello di scontri diretti è facile trovare la concentrazione, perché poi è tutto lì. Non è una squadra questa che merita attualmente la posizione che ha a livello di organico, credo. Però abbiamo avuto quelle 3 partite consecutive, quelle 3 sconfitte, e quindi dobbiamo migliorare quell'aspetto, perché non possiamo andare contro la San Giovannese e perdere 5-0. Quindi oppure andare a Scauri e prendere 6 gol, cioè cose che una squadra di alta classifica non può permettersi, secondo me. Una certa discontinuità. Esatto. Enrico? Io avevo una curiosità che magari il signor Sciarretta può, diciamo, togliermi. Voi avete 23 punti, siete un pochettino lo spartiacque di questo campionato. Qual è la vostra reale dimensione? Cioè, nel senso, cosa vi manca effettivamente dalle prime in classifica? Perché a livello di punti forse siete ancora in gioco con una grandissima striscia di vittorie per poter comunque dare fastidio nei quartieri alti della classifica. Sì, effettivamente noi, ecco, come abbiamo stato già detto, abbiamo avuto un girone di andata un po' alti e bassi, un po' per gli infortuni, un po' per con le piccole squadre abbiamo perso qualche punto, anche con la Sento che all'andata abbiamo perso il derby, però con i ritocchi che abbiamo fatto e con i recuperi degli infortuni che abbiamo ristabilito, li vedo in salute. Se continuiamo così possiamo dire la nostra e risalire piano piano la china. Quindi ci aspetta un bel girone di ritorno. Torino Capozzi, condividi questo ottimismo a Cisterna? Sì, come dicevo prima, il campionato è aperto. Io ci ho avuto modo di vedere proprio contro la Futsal Latina il Cisterna e ho fatto 2 amichevoli con loro, con il Città di Latina, e è veramente una buona squadra, compatta, un ottimo allenatore, una società alle spalle. Io la definisco un po' la mina vagante del campionato. Secondo me 8 punti sono pochi, ma chi sta sopra ha una stabilità mentale in questo momento diversa, ma non perché loro non l'abbiano, ma come diceva il presidente, le 3 sconfitte di fila hanno un po' minato, se vuoi, quella serenità per l'inseguimento. Poi ripeto, tutto può succedere, perché come le hanno perse loro le possono perdere le altre, però è difficile. Sicuramente faranno un ottimo campionato, un giro di ritorno importante, perché hanno basi solide, un gruppo importante, buoni giocatori. A me non dispiace come squadra, ripeto, è sicuramente la mia variante del campionato, e chi dovrà confrontarsi con loro e ci avrà da sudare. Stefano Scala. Io ho una domanda per il presidente, ricollegandomi al discorso di Roberto e più che altro a cosa ci ha abituato nelle stagioni passate, in questi giorni di ritorno super. Vedendo quest'anno l'equilibrio che c'è tra le prime 4-5 squadre, credi che si possa ripetere questo girone di ritorno? Ma sono ottimista, moderatamente ottimista, nel senso che pensiamo passo per passo. Noi il primo obiettivo è raggiungere quei famosi 40 punti, perché manteniamo la categoria, siamo tutti contenti e non abbiamo problemi. Dato che abbiamo 6 squadre, mi sembra, sopra di noi, e tutte a loro volta dovranno fare scontri diretti tra di loro, noi la maggior parte degli scontri diretti l'abbiamo in casa, se siamo un po' fortunati e vinciamo le partite che dobbiamo vincere, ci sono le possibilità di rimonta, anche perché, come dicevi, il girone è molto equilibrato. Quindi se andiamo a vedere gli altri 3 gironi, abbiamo le prime in classifica sui 36-35 punti come media, qui abbiamo i 31 punti, quindi dimostra proprio, questa testimonianza dell'equilibrio che c'è. 8 possono essere pochi punti, come possono essere tanti se, ripeto, vai contro la San Giovannese e perdi. Quindi diciamo che gli scontri diretti in casa possono favorirci da un certo punto di vista, ma poi bisogna essere continui, bisogna trovare una continuità contro tutte le squadre. Non possiamo permetterci di sbagliare più, diversamente dalle squadre che stanno su. La sconfitta con la San Giovannese non è proprio andata giù, l'ha già citata. Ma non volte. Perché io ho grande rispetto per tutti, però
credo che una squadra di vertice non può permettersi di perdere punti in scontri del genere, ma non perché la San Giovannese, ho fatto un esempio emblematico, certo, della nostra stagione, siamo andati lì, abbiamo preso 5 gol, 5-0, da lì c'è stato un cambiamento, quindi è la testimonianza che non è che noi siamo una squadra, è tutto un livello mentale, è stata tutta una cosa mentale che non si è bene capito ancora perché, però certo, siamo usciti da questo momento e adesso dobbiamo proseguire su sta strada. Prima di tuffarci sulla Serie D, con Carlo Sciarretta volevo fare un po' il punto della situazione riguardante il settore giovanile. Rapidissimamente facciamo un po' una panoramica anche in questo momento. Sì, sì, il nostro settore giovanile è anche questo qui. Partiamo dall'Under 21, non è partita bene, anche perché il nostro allenatore Simone Stredini non aveva a disposizione una rosa compatta. Adesso, ieri, appunto... già da qualche partita ha avuto dei nuovi ragazzi a disposizione e sta facendo belle partite, sta giocando bene, sta inserendosi bene e praticamente loro si trovano in questo momento a 16 punti e almeno 11 dalla prima in classifica, però possono, difficile, ma possono rientrare nei playoff con la speranza. Un'altra squadretta che ci sta dando delle ottime soddisfazioni è la Juniores. Anche la Juniores non è partita bene, però adesso si trova a 22 punti. Praticamente la prima è a 30 punti e ci troviamo a 3 punti dalla seconda e a 8 dalla prima. Ma sono tre squadre, 30, 25 e 22. Quella che ci sta dando delle grandi soddisfazioni è la squadra degli allievi, che sono primi in classifica e hanno perso soltanto una partita vincendole tutte, mentre l'altra squadra degli allievi è la squadra B, praticamente sono tutti sotto età, purtroppo questi hanno fatto 7 punti ma si trovano davanti squadre già ben attrezzate, comunque grande soddisfazione anche per questi, quindi si può pescare dall'una all'altra squadra. Assolutamente, questa sì, è una piccola panoramica comunque densa di ottime notizie. Insomma, Torino Capozzi, tiriamo un po' le somme, anche con te, insomma, sono passati un po' di mesi dalla tua ultima apparizione qui nei nostri studi, cosa è successo nel frattempo? È successo che continuiamo a lavorare, innanzitutto sul settore giovanile, che è un po' la linfa di queste società di questo livello, e abbiamo aggiustato un po' la prima squadra, cioè abbiamo avuto un periodo travagliato, un po' di problemi che ci hanno, se vuoi, penalizzato a livello psicofisico, i tre cambi degli allenatori, ma non dovuti da noi, se non l'esonero di Covelli, e quindi c'è stata una destabilizzazione sotto questo punto di vista. E viste le condizioni abbiamo provato, stiamo incominciando a buttare le basi per l'anno prossimo e niente, viviamo alla giornata questo bel campionato, tranquilli, sereni, e poi insomma a maggio ripartiremo. Dovesse fare qualche passo indietro? No, farei tutto quello che ho fatto, purtroppo io non conoscevo la categoria e mi sono affidato a della gente che mi diceva che facendo quel tipo di lavoro avrei raccolto dei frutti. Fortunatamente un pochino di esperienza ce l'ho, subito mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava e in corsa ho provato a fare qualcosa di importante. Sono arrivato a dicembre dei giocatori, vedi Merangoli, Corbi, Irizzo, insomma gente di categoria, gente che ha fatto categorie, però naturalmente ormai era andata, però niente, stiamo buttando le basi per l'anno prossimo e faremo questo girone di ritorno, manca l'ultima d'andata sabato a Nettuno contro l'Ele Nettuno, ma faremo sicuramente con tanta e grande intensità questo girone di ritorno, non regaleremo niente a nessuno, sicuramente questa è la cosa più saggia e più vera che io dico, perché io mi sono sempre contraddistinto in questa situazione, non ho mai chiesto niente a nessuno e nessuno deve chiedere niente a me. Il campo è il miglior giudice di ogni partita, di ogni situazione, e quindi andremo avanti, faremo ogni sabato la nostra gara importante. Adesso sei pronto per le domande a raffica? Partiamo con Stefano. Partiamo subito allora. Vedendo la classifica, quindi sappiamo che
la vetta ormai è qualcosa di irraggiungibile, quindi possiamo mettere il Città di Latina Oratorio come la mina vagante di questo torneo, di questo genere di ritorno? Guarda, no, sì, forse la mina vagante, non ci scordiamo che comunque noi abbiamo un buon roster di giocatori, perché i genovesi, i Millozza, i Rizzo, i Mirangoli, i Corbi, i Lopinto in porta, abbiamo Luciano Mari che è la rivelazione, secondo me, proprio del campionato, veramente un ragazzo un 90 con grandissime potenzialità, e quindi una squadra costruita per fare un tipo di campionato, e poi ci siamo resi conto che non era così. Ci siamo ripresi, non so se saremo la mina vacanti, ripeto, giocheremo tutte le gare ad alta intensità con la voglia di vincerle, se ci riusciremo è bene, se no continueremo così. Proprio di questi ultimi innesti, un giocatore che ho visto Mirangoli, un giocatore che ho visto bene anche alla Century, ha cambiato la vostra squadra? Ma Marco è sprecato in questa categoria, Marco è veramente di grosso spessore, un giocatore che merita categorie superiori. Marco fa la differenza da solo. Passiamo a Enrico Pasquali Coluzzi. Sì, io ho assistito dal vivo circa un mese fa, forse anche di più, alla sfida contro i Rocca Secca dei Vosci. Quella fu una partita senza dubbio sfortunata, anche caratterizzata da episodi negativi. Guardando però i numeri, diciamo che secondo me un problema forse per la Città di Oratorio c'è, ed è dovuto all'attacco che forse è un po' stitico, 31 gol ed è il terzultimo peggior attacco del campionato. È anche un problema che avete ravvisato voi della società? Ma guarda, questo è vero, è un dato di fatto, però insomma io lì davanti c'ho, ripeto, gente come Genovesi, come Millozza, Corbi, l'innesto di Corbi, lo stesso Mirangoli, poi la palla non entra e questo. Roberto, evidentemente i nomi non bastano? I nomi non bastano da nessuna parte, l'abbiamo sempre detto, ma non è un problema forse di nomi, è un problema che, come ha detto Tonino, quando c'è non sono attese subito le aspettative che si sono fatti anche i giocatori, mettono soprattutto i giocatori, probabilmente cala leggermente quella tensione mentale per andare a affrontare le gare in una certa maniera. Io invece a Tonino volevo dire se il rammarico più grande, visto come si era andata, si andava evolvendo la situazione, sia stata l'uscita dalla Coppa Pontina. Ma no, Roberto, guarda, ti dico che ormai sulla Coppa non è che non ci contavamo, perché per noi pure le amichevoli sono importanti e non trascuriamo nulla, rispettiamo tutto. Siamo arrivati nel momento della Coppa, in un momento particolare mentale della squadra, e quindi pure se l'abbiamo affrontata con grande intensità, però ripeto, fino a novembre, inizi di dicembre abbiamo fatto, se vuoi, non volendo, solo disastri abbiamo fatto. Questa è la cosa più certa, stiamo cercando, come ripeto, di recuperare e cercare di andare avanti. Pure se ci tengo tantissimo, io ho visto tutte le squadre di questo girone e permettetemi, io devo fare un grosso complimento alla Cimil Latina Scalo. E ci tengo tantissimo a farlo, perché questa è una squadra che sta facendo tantissimo, un campionato importante con vittorie importanti. E noi andiamo a affrontare fra due sabati, naturalmente spero di batterli sul loro campo, come spero di battere tutti, però ci tenevo tantissimo a fare i complimenti alla squadra del presidente Palombo, di mister Maracino, perché veramente ho notato che di questa squadra se ne parla pochissimo, quando ha tutte le qualità per vincere ancora questo campionato. Tonino, in 10 secondi, il settore giovanile come procede? Il settore giovanile procede bene. Abbiamo prestato 3 giocatori al Città di Cisterna che stanno facendo benissimo, 2 agli allievi e 1 all'Under 21. Torneranno da noi perché li abbiamo dati in prestito, perché la crescita del settore giovanile comunque continuiamo a farla. Andremo avanti sotto questa forma e continueremo. Benissimo, siamo proprio agli sgoccioli, però diamo il giusto spazio anche al girone B. Andiamo a vedere subito i risultati. Sì. Tiziana, velocissima. Ventotene, Atletico Sperlonga è posticipata domani sera, Don Bosco Gaeta, Città di Minturno Marina 9-5, Old Ranch Olympic Marina 1-2, Olympus Sporting Club Real Terracina 3-4, Sporting Terracina Virtus Pigno 0-1, Visfondi Maracana Gaggida 3-4, Riposato Virtus Cauri.
E mentre Stefano Scala prepara i suoi gradini, vediamo Daniele cosa ci racconta di questo girone. Olympic Marina sempre in testa al girone, perdono le tre inseguitrici dirette, le due fondane, tra l'altro in casa, l'Old Ranch nel big match con l'Olympic Marina, la Vis Fondi nel derby con il Maracanã e addirittura l'Olympus sorprendentemente in casa contro il Real Terracina. Grazie Daniele, allora siamo pronti con la sigla per Su e Giù dalla Scala. Importante ripetersi, non perché siano presenti qui, assolutamente perché siano presenti qui. Era importante confermarsi dopo la partita di Fondi, come hanno detto il campo di Pomezia non era per niente facile, per risalire devono per forza, sono costretti a fare una importante striscia di successi. Su dobbiamo mettere anche Real Podgora, grande risultato contro l'Eagles Aprilia, è una squadra che sta dicendo la sua in questo campionato, anche se era partita magari affari spenti, continua con dei buoni risultati in partite secche, e andando giù dobbiamo per forza mettere l'Eagles Aprilia, che penso con questa sconfitta abbia totalmente abbandonato qualsiasi ambizione in questo campionato. Daniele Porcelli, quale gradino aggiungere? Tanto su in testa un personaggio, Francesco Checco Guerra e l'Atletico Gaeta.